Colpo di scena in arrivo è il segreto nei prossimi episodi. Dopo che Elsa è uscita di prigione, nella quale è finita per colpa di Antolina, deve fare i conti con la sua malattia al cuore. Antolina torna per chiedere perdono e far credere di essere cambiata. Addirittura riesce a salvare Elsa da una forte crisi cardiaca, somministrandole la medicina di cui aveva bisogno. Questo gesto convincerà Isaac a farla entrare in casa per poter aiutare Elsa dopo l'operazione che ha dovuto affrontare. Elsa piano piano si sente meglio e pensa ad un piano per liberarsi di Antolina, che in effetti non è lì per aiutarla, ma bensì per ucciderla. La donna, infatti, non appena Isaac si allontanerà da casa, provocherà una crisi ad Elsa e questa volta butta di proposito le medicine della rivale che sembrerà essere sul punto di morire. Le cose però potrebbero stare in maniera molto diversa da come sembrano. Antolina, vedendo Elsa in fin di vita, le confesserà tutti i suoi misfatti. La Ramos le dirà che è stata lei ad organizzare l'attentato alle sue nozze con Isaac, di aver ucciso suo padre Amanzio, di essere complice di Alvaro e persino di averla fatta ammalare di cuore introducendo del gesso nella sua dieta. Elsa, che un attimo prima sembrava essere sul punto di morire, in realtà fingeva e la Ramos capirà di essere caduta in una trappola. E ciò che è peggio è che tutti i paesani sono testimoni delle sue parole, visto che erano nascosti nell'abitazione a fianco ed hanno sentito tutto. Antolina, tuttavia, riuscirà a scappare prima di essere presa dal sergente Cifuentes e si nasconderà nelle vicinanze. Poco dopo riuscirà nuovamente ad evitare la cattura nascondendosi in una capanna ed in seguito si intrufolerà al municipio durante una distrazione del commesso comunale. La Ramos la farà franca nuovamente oppure verrà catturata?